Ciao ragazzi, io sono Riccardo, benvenuti a bordo. Siete all'interno della mia Toyota Aygo e oggi voglio farvi vedere questo analizzatore per batterie. È uno strumento di diagnosi che ci permette di capire sia la carica della batteria ma soprattutto lo stato di salute, perché le batterie tante volte possono essere con la giusta carica, quindi con una tensione corretta, però non riescono ad avviare l'automobile. Come mai? Perché hanno altri problemi. Questo sistema di diagnosi ci permette di capire se la batteria è da cambiare oppure no, nonostante abbia un buon livello di carica. Vi faccio vedere innanzitutto come arriva. Quindi all'interno di questa confezione trovate il King Bolen BM580, accompagnato anche da un manuale di istruzioni che vedete in fondo, avvolto in una bustina in plastica, e all'interno troviamo anche un cavo USB perché si può trasferire tutto ciò che leggiamo anche sul computer. Adesso scendiamo, apro il cofano, lo collego alla batteria e facciamo subito un paio di test. Per quanto riguarda il prezzo, in questo momento mi sfugge, perdonatemi, metterò un riquadro da questa parte. Comunque, come sempre, il link nel primo commento è nella descrizione, in modo da cercare di associarlo anche ad un codice di sconto e farvi risparmiare qualcosino. Adesso mettiamolo quindi alla prova e vediamo come va. Allora, eccoci, questo è il vano motore sporchissimo della mia automobile. Prima di fare la prova voglio farvi vedere queste caratteristiche tecniche, quindi può lavorare con batterie da 30 ampere, quindi una batteria per esempio di una moto possibilmente non va bene, a meno che non sia una batteria grossa. Comunque possiamo lavorare con batterie da 6 e 12 volt, anche le temperature ci offrono un ampio range di utilizzo perché vanno da meno 20 fino a 60 gradi, quindi iniziamo direttamente con le prime prove. Allora, bisogna collegare i morsetti, il rosso al positivo ed il nero al negativo. Una delle caratteristiche che mi è piaciuta già da subito è il fatto che se per caso colleghiamo i morsetti in modo sbagliato, questo tester ci avvisa. Vediamo se mi riesce. Quindi vediamo. Ok. Oh, ok, in questo caso è andato bene, altrimenti spunta clip, insomma, posizionati male. Allora, io temo che con il vento voi non mi sentiate bene, mi sto mettendo in posizioni un pochettino strane per cercare di coprire il vento. Allora, abbiamo questi tasti che ci permettono di scorrere. Io ho già rimosso il beep perché lo odio su tutti i dispositivi che utilizzo. Con il primo comando possiamo guardare il livello della batteria, ci fa scegliere fra 6 e 12 volt, ci fa scegliere anche se è un test veloce, quindi ci dice direttamente il voltaggio in basso, oppure se è nel veicolo o fuori dal veicolo. In questo caso è nel veicolo, quindi diamo ok. Test della batteria, test di ricarica, test di avvio e test di carico, che adesso vedremo. Test della batteria ci darà la possibilità di vedere lo stato di salute. Gli diamo ok, ci dice di assicurarci che il motore sia spento perché questo può interferire con i risultati, quindi diamo ok. Dopodiché ci chiede che tipo di batteria sia. In questo caso è una batteria a piombo, con la traduzione in italiano dice regolare allagato, altrimenti bisogna specificare il tipo di batteria, se è la stessa è a gel, GM eccetera. Quindi diamo ok, dopodiché gli diciamo che è una batteria EN420. Quindi andiamo su EN, diamo ok, 420 già l'avevo impostato. A questo punto fa il test e mi dice che la batteria ha uno stato di salute buono dall'82%. Poi qua abbiamo anche alcuni valori, abbiamo un voltaggio di 12.65, abbiamo anche la possibilità di vedere la forma d'onda, quindi in questo caso la macchina è spenta, quindi la tensione è costante, ma nel caso in cui accendiamo i fari e utilizziamo comunque qualcosa che assorba un poco di tensione, vedremo l'onda, quindi vedremo eventualmente i vari picchi e quindi il comportamento della stessa. Abbiamo la possibilità di rivedere la riproduzione della forma d'onda che abbiamo appena ottenuto, oppure possiamo anche cancellare la registrazione. Dopodiché possiamo andare sui vari record, quindi tutto ciò che è stato registrato, quindi in questo caso ci dà i risultati, quelli che abbiamo visto poco fa: stato di salute 82%, tensione 12,65, tipo di batteria e la resistenza. Questo è il comando per le impostazioni, che ci permette, come ho fatto io per esempio, di rimuovere il beep, ma possiamo anche cambiare il tipo di lingua, la traduzione non è perfetta però si capisce. Poi abbiamo anche la funzione di semplice multimetro, diciamo quindi batteria 12 volt. In questo caso ci indica, come poco fa, 12 volt e 65, quindi da utilizzare semplicemente appunto come multimetro per testare il voltaggio delle batterie, ma io vi consiglio sempre di fare un'analisi vera e propria e quindi verificare lo stato di salute utilizzando il comando apposito. Adesso facciamo un test specifico con il motore acceso, vediamo se riesco a fare comunque una ripresa. Quindi diamo ok, questo è il test di ondulazione, diamo ok. Metti in moto e mantieni il motore tra 2500 e 3500 giri e poi bisogna premere ok. Solo che io non ho il contagiri, quindi vediamo se mi riesce.
andiamo a occhio. Andiamo quindi a vedere il risultato premendo OK. Risultato del test. Caricato 12,63, scaricato 13 con durazione 25, risultati nessuno uscito. Test di avvio, facciamo la stessa cosa, spegnere il motore prima di iniziare il test, ok, avvia il motore. E qua abbiamo i risultati, ha impiegato 1817 millisecondi, quindi un secondo e 8, e quindi mi dice che comunque va bene. Adesso vediamo gli altri test. Test di carico, pieno carico, mantenere il numero di giri come poco fa fra 2000 e 2005. Sarà un po' difficile visto che non ho il contagiri, ma proviamo. Ok, anche in questo caso capacità di carico buona, va bene. Quindi per quanto riguarda sia la batteria che la macchina sembra che sia tutto a posto. E ora siamo passati ad un altro panomotore altrettanto sporco. Questa è la mia Kia Sportage, ferma ormai da un poco, quindi vediamo la batteria in che condizioni risulta. Proviamo a fare di nuovo il test della batteria 12 volt. In questo caso possiamo fare anche fuori dal veicolo perché nessuno dei due poli è collegato, quindi facciamo fuori dal veicolo. Di nuovo batteria normale, anche questa è una batteria EN, però in questo caso è 830, quindi andiamo a scegliere, diamo ok, e come vedete la batteria che ferma da un poco, dalla tensione 12,6, e lo stato di salute è al 50%, quindi devo collegare a un caricabatterie in grado di ripristinare un poco lo stato di salute, che prima o poi vi recensirò pure. E quindi questa batteria adesso la smonto e la metto sotto carica, quindi come tensione, come vedete, mi dice che va bene, però lo stato di salute non è buono. Allora ragazzi, siamo ora nell'altra macchina, l'ultima per la quale ho fatto il test per la batteria e per la quale questo sistema di diagnosi mi ha confermato, perché ho fatto anche una verifica con altri dispositivi, che lo stato di salute è al 50%. Al centro c'era la scritta rossa sostituzione, sicuramente è una batteria che se la lascio in questo modo non intervengo, possibilmente a breve mi lascerà a piedi, e mi è costata parecchio una batteria da 100 ampere. Questa macchina richiede una grossa batteria, la spesa è elevata, invece acquistando un oggetto di questo tipo riusciamo a capire quando è il caso di intervenire. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi lascerò il link per poterlo vedere su internet e se vi piace anche comprarlo. Spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto. Non mi rimane quindi che invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione in su, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.